Mani mani striscia, oggi siamo in provincia di Grosseto per occuparci di lupi. Il lupo, praticamente scomparso sugli Appennini, è stato reintrodotto con una serie di progetti promossi dalle regioni, dallo Stato e dalla comunità europea. Questi progetti, condotti senza linee guida precise e spesso da enti ed associazioni che non si sono coordinate tra di loro, stanno creando degli incredibili problemi di convivenza tra gli allevatori e i lupi. Insomma, ci troviamo di fronte ad una situazione priva di controllo. Dicendo è tutto falso, non è vero che la situazione è fuori controllo. Ci sono un sacco di ricercatori, decine di ricercatori, di studiosi, guardia parco, corpo forestale, ricercatori universitari che da anni studiano il problema e ci si applicano. C'è una conferenza Stato-Regioni che ci sta lavorando, c'è il Ministero dell'Ambiente, ISPRA. Pochi giorni fa c'è stata una riunione e poi il piano si è ancora in discussione proprio per la redazione del nuovo piano di gestione nazionale del lupo. È chiaro che un lupo che mangia una pecora fa molta notizia. Ma non è attraverso questo tipo di informazioni che si migliora il conflitto uomo-lupo. Ci siamo accorti da anni che procurano che i lupi non sono lupi autoctoni, ma sono lupi che provengono da altre parti. Abbiamo individuato il lupo del Mackenzie, che è il lupo nero, poi abbiamo individuato il lupo siberiano, quello grosso, quello che pesa 80 kg. Ecco, normalmente... Io e i miei colleghi che ci occupiamo di educazione, tutti i giorni ci confrontiamo con i visitatori del museo e cerchiamo di dare informazioni scientifiche corrette e aggiornate, e molti dei dati che noi utilizziamo provengono proprio dagli studi fatti grazie ai finanziamenti della comunità europea. E mi fa male vedere come in un servizio che è stato trasmesso sulla televisione a livello nazionale non ci siano dei dati aggiornati, corretti e che vengono suffragati da studi scientifici. Non so che dire, sono molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato perché come volontari SAT CAI sono anni che cerchiamo di dare la corretta informazione e poi bastano questi 3 minuti di fandonie per vanificare il lavoro di informazione pubblica che stiamo facendo.